chiudi! Novembre, giornata dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate, la caserma Libroia di Nocera Inferiore apre le porte alla popolazione non solo dell'Agro Nocerino Sarnese ma dell'intero comprensorio salernitano. In centinaia hanno affollato i viali della caserma, tantissimi gli studenti delle scuole di tutto il comprensorio che hanno apprezzato le simulazioni che le varie associazioni di protezione civile hanno portato avanti, ma sono anche stati felici a toccare con mano e a vedere, a provare gli strumenti delle forze dell'ordine, delle forze armate. In tanti curiosi nell'entrare nelle automobili della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, accendere una sirena, insomma una giornata importante che contribuisce in particolare a stringere il rapporto tra le forze dell'ordine, le forze armate e la popolazione. L'impatto con la popolazione locale è stato immenso, ogni anno c'è stato un impulso sempre superiore, a testimonianza che c'è un ottimo rapporto tra noi militari, tra la caserma Libroia e la popolazione dell'Agro Nocerino Sarnese e dell'area vesuviana. Un'iniziativa veramente lodevole che noi riconosciamo al 45° Battaglione Trasmissione Volturi di Nocera Inferiore, perché ha la capacità di mettere in risalto con un'autenticità i veri valori che ci appartengono ancora, la bandiera, la patria. I ragazzi in questo luogo recuperano la memoria, ma a mio avviso recuperano anche la voglia di fare del futuro, ecco. È possibile dunque trovare una soluzione? Assolutamente sì, nel senso che vivono un presente che è, come dire, arricchito dalla memoria di questa giornata del 4 novembre, ma credo guardano nello stare a scuola, molti di questi sono alunni, guardano anche al dopo. Un esercito che viene lontano? Sì, in un certo senso più potente. Anche per te la stessa sensazione? Sì, è lo stesso, perché comunque sentiamo che siamo protetti di più rispetto a prima. Iniziative come queste quindi sono auspicabili, dovrebbero aumentare? Sì, a mio parere sì, è una buona cosa, un'ottima scelta, diciamo. Perché fanno sentire l'esercito e in particolare, più in generale, le forze dell'ordine, le forze armate più vicine alla popolazione? Sì, sì, è un bene a mio parere, perché è importante che giovani come me sappiano, vedano con gli occhi ciò, come funziona tutto.